Coach, la Savino del Bene ritorna a Palazzo Vanni e ritorna anche alla vittoria, terzo successo su 4 gare di campionato, una vittoria per 3-1 contro Casalmaggiore che commentiamo come? Ma come essere contenti per i 3 punti, perché penso che quest'anno tutte le partite che si riescono a fare 3 punti devono essere contenti. La commettiamo come che abbiamo forse dopo il primo set vinto un po' troppo facilmente, non dico che l'abbiamo presa a leggera, però abbiamo un pochino, non abbiamo spinto come negli altri, sono quelle partite che forse anche se te lo dici 100 volte pensi sempre che alla fine ci salti fuori, però gli altri giocano, Casalmaggiore, ripeto, è una buonissima squadra, bravi loro, poi dopo diciamo ancora adesso ce la stiamo cavando dal punto di vista individuale, qualche difesa importante, qualche attacco, qualche battuta, però dobbiamo ancora crescere un po' come squadra, è ovvio come squadra con i diversi cambi che si fanno non è facile, per questo secondo me sono state brave le ragazze un po' adattarsi anche a questi cambi che, ripeto, diventano, penso che all'inizio siano un po' necessari, perché se vogliamo così non far giocare sempre le stesse dal punto di vista anche fisico e dare un pochino il ritmo a tutte un po' le altre giocatrici, è importante fare questo, si rischia qualcosina, però stasera ci è andato bene e a Trento faremo lo stesso, cambiando ovviamente i giocatori che giocano e non giocano, e adesso aspettiamo Conegliano. Ecco, un vero peccato l'infortunio di Enrica Merlo. No, sicuro, soprattutto per la ragazza, assolutamente, spiace tantissimo per la ragazza, al di là di quello che è l'impatto sulla squadra, soprattutto, ecco, l'unica cosa da pensare veramente a lei, che è il terzo anno consecutivo che ha un infortunio sempre, sempre grave, ha dovuto ancora di più degli altri, per cui niente, facciamo un bocca al lupo e facciamo sempre qualche punticino in più anche per lei. Un buon impatto anche di Armini, no? Che insomma oggi aveva anche una responsabilità, si sentiva un peso addosso forse anche più grande di quello che in realtà dovrebbe avere. Ma il problema grosso suo è che da stare fermo 8 settimane, pronti via, si è trovato a giocare una partita di A1 contro una squadra di medio-alta classifica, ecco, il problema più grosso secondo me è stato quello, ed è stata secondo me molto brava a gestire questa situazione, perché ha fatto le cose più semplici, le ha fatte bene, ovvio manca ancora un qualcosina, ma ripeto, secondo me ha avuto un ottimo impatto sulla partita, ripeto, sia per la difficoltà dell'avversario, ma soprattutto per la difficoltà che per un giocatore può stare 2 mesi senza giocare, lei ha fatto 2 allenamenti 6 contro 6, contati, non è un modo di dire, pronti via, ti trovi a giocare con Casalmaggiore, quindi bravo. Contro Milano avete dimostrato la vostra forza perdendo solo al tie break, ecco, che si aspetta nella sfida di Conegliano, che insomma solitamente, no, negli ultimi anni è la squadra più forte della Serie A? Sì, penso che anche quest'anno loro partano come favoriti, perché sono la squadra che vince da 5 anni consecutivi, sono la squadra che ha cambiato meno, per cui non ha quei tempi che abbiamo noi, che ha anche Milano, per cui mi aspetto una partita difficilissima, ma mi aspetto una partita veramente complicata che dobbiamo giocare, sono sicuro che ci sarà un bellissimo pubblico e quindi dovremo, ripeto, come ho detto prima di Milano, sono quelle partite che ti servono anche per testare un po' a che punto sei. E noi sicuramente siamo indietro, perché è normale che siamo indietro, però con questo abbiamo giocato il derby, abbiamo giocato a Casalmaggiore, abbiamo giocato a Milano, abbiamo 10 punti e quindi per adesso dobbiamo essere contenti della nostra classifica. Grazie a tutti. Grazie a voi.